Quando nei commenti scriveranno: ma perché siete in quattro adesso? Ci ha messo 2 mesi, Matthew, per trovare l'IP del server. L'abbiamo aspettato. No, è che per sbaglio abbiamo spawnato molto più lontano. Spawnato più lontano, abbiamo aspettato un caffè dopo l'altro. Allora, l'obiettivo era quello di raggiungere il pianeta, che era Sì. molto lontano, giusto? E atterrare. E atterrare, ecco, vedi, già mi stavo dimenticando una parte cruciale. Possiamo fare un L-dive. Dobbiamo sopravvivere all'atterraggio? Noi dobbiamo sopravvivere all'atterraggio, però non abbiamo specificato come dobbiamo atterrare. In quanti pezzi dobbiamo atterrare? C'è anche Matthew, tecnicamente non c'è ancora fisicamente, però ha deciso di partecipare, dato che è il nostro guru dei server. È nell'etere. Non gli abbiamo detto di no, quindi Matthew, tempo che arrivi, noi abbiamo finito di registrare. Però, allora, ci siamo organizzati noi off Ma è camera, vero un cambio. silenzio, siamo organizzati noi off camera, con off camera intendo letteralmente 15 minuti fa, abbiamo fatto un modulo che compileremo per tenere traccia di tutti i blocchi che smerigliamo e che possiamo anche riassegnare. Andremo a togliere quelli che andiamo a riassegnare. Ognuno di noi può, cioè, aggiungiamo e togliamo quelli che aggiungiamo in database e li togliamo da database. Ognuno di noi può modificare il modulo in modo tale che non si perda la tracciabilità. Possiamo anche Mi scegliere. piace la sicurezza con cui usi questo plurale quando sai che sarai tu a fare queste cose, perché No, io no, non no, che voglio se no sapere diventa una comunicazione unica. Gold, aggiungimi un generatore di gravità. No, 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 non va bene così. Vi ho dato l'accesso, accedete e compilate pure voi. siamo a E... tre e mezzo, lascio. Possiamo scegliere anche di non tenere tipo le cose da interni, l'arredamento da interni. Possiamo anche scegliere di buttarlo in caciara e non tracciarlo. Però io eviterei, cioè nel senso cerchiamo di farlo per bene. Intanto teniamolo, poi se vediamo che è stupido Appunto. Non ci serve, sti cazzi. E cos'altro? Vediamo. Adesso punto di facciamo un attimo il recap di che cazzo abbiamo fatto. Abbiamo raccolto praticamente tutte le navi e ne abbiamo anche unite. Io ancora non sono uscito da Jessica. Quindi picchia se suona male. Piano piano, piano, Ue, aspetta, fatti uscire anche a me, beh. fermati. C'è la Sì, depressurizzazione. può Ah, è adesso vero. depressurizzare, C'è la no. depressurizzazione Non si può, esplosiva. vabbè, No, no, è è depressurizzato, depressurizzato, è vai. Ah, depressurizzato. depressurizzato, Ok, avevamo preso queste minchia. Ah, avevamo fatto l'accrocco massimo, è vero. Cristo. Allora, avevamo preso una hauler, una military main layer, poi c'era l'accrocco delle nostre respawn pod e la commercial freighter, esatto. E sì. Dio mio. Uranio, ho trovato dell'uranio volante. Niente, possiamo iniziare a mettere a database alcune cose. Ecco, tipo i pannelli solari che non sono completamente smerigliati, quelli lì non li mettiamo a database perché sono, cioè, non sono completi. Non sono completi, no, infatti, pezzi di ricambio. Pezzi di ricambio, esatto. Sì. Cioè, allora, secondo me Durante anni. adesso l'obiettivo dovrebbe essere riduciamo le dimensioni dell'accrocco e iniziamo Con magari a accrocco, a quale dei vari accrocchi ti riferisci? tutto. Jessica ormai è un elemento a più tentacoli e si estende in svariate direzioni. Ok, È quindi. un'ambiente alveare. Esatto, è una mente alveare Jessica con la G e la K. E quindi secondo me dobbiamo ridurre un po' le dimensioni. Così da poter effettivamente progettare qualcosa, non lo so, uno scafo, dei sistemi. Ma io mi ricordo che qualche idea l'avevamo anche buttata giù l'altra Sì, volta, avevi detto, comunque. possiamo espanderla tipo verso destra e fare delle zone totalmente nuove, una cosa del genere. Però secondo me tutto passa dal dover ridurre effettivamente la dimensione massima. E fa parte di Sì, il Jessica? Ah, conveyor è dentro Jessica. Possiamo boh, e allora si scarichiamo tutto là, dai. smettere di chiamarla Jessica in questo modo? Oh, gli Perché hai dato te il nome, povera Jessica. Ci stavamo già dimenticando comunque di sì, aggiornare il però saldo dei comunque pannelli solari. Jessica con la G e con la K. L'altro container. Abbiamo due container large che possiamo recuperare di qua. La nostra E fornace d'arco sta l'assembler. lavorando. Beh, allora, se servono dei trasportatori possiamo, cioè senza problemi. Perché basta prenderli da qualche altra nave. Non è arrivato a me. Uno. Cosa, chi? Dove? Non è arrivato. Oh, ciao Ah! Matthew! E Ma anch'io ero. dove lo parcheggio sta roba? Come dovevo parcheggio? È arrivato davvero.
Ma non ti vedo. Qui. Dove sei? Ah, eccoci. Adesso. No, quello è Urex. Matthew, ti vedo. Ciao. Dei conveyor. Sì, ce li ha. Guarda, guardalo lui. È felicissimo. Non sa in che cazzo di guaio si è infilato. No, vedi. E quella è la parte bella. La parte bella è quella. Un tubo e un cubo. Quelli te li ho già segnati. Sì. Sono altri due? Io aggiungo altri due cubi. No. Come? Aspetta. Che hai trovato? Anzi. Tu e smonti adesso? Prendi. Sì, li sto smantellando. Comunque solo uno, non due. Lo stai solo staccando o proprio smerigliando? Ma, sì, cazzo, raga, c'è un pit. C'è un pit di smerigliatura. Oh. Ma cazzo. Serio? Ma come c'è? È sempre stato dentro Jessica. E non ce ne siamo mai accorti. Minchia, basta prendere una nave, metterci una smerigliatrice e via. Allora, continua. Tipo questa hauler qua. Questa mining carriage. Secondo me, no. A parte che è quella più integra di tutte, però. Una respawn pod. Quella di Matthew, che è appena arrivata. Ma la mia c'ha i container grandi. Perfetto. Qual è la tua, però? Ah, sto crocco di merda attaccato davanti. Fai presto. Ti giuro che era stata violentata visivamente così tanto che manco me ne sono accorto che era la tua nave. Oh, Cristo. Sì. Ma dove c'è dall'assembler? Quanti conveyor avevi trovato tu? Ne ho aggiunto uno perché l'ho smerigliato. Ah, è arrivato qualcuno. Dove? Trade Operation Coalition. Non lo so, mi ha detto che l'ho scoperto, ma non lo vedo. Laggiù, 7 km. Sì, dire laggiù nello spazio non è che aiuta tanto, però. È un wandering merchant. Attacco! No, che ha l'attacco. Che stava partendo. No, quello lì se lo attacchiamo chiama i rinforzi, non è il massimo. A fine che ci inculano Jessica. No. Esatto, no, tutti vanno Jessica. Buona Urex. No, Urex. Vabbè, torna vittorioso. La Vicious si sta avvicinando molto. Sì, la Vicious sta venendo verso di noi, non vorrei farlo. Nah, anche quell'altra. Secondo me no. Gold è a 4 km e in avvicinamento, lo vedi? Era a 6 prima. A 3 ora. Va bene, ok, ce ne andiamo? Ce ne andiamo? Ce ne stiamo andando? Strago! No, Urex ci sta andando dentro. Oh mio Dio. Però voglio vedere. Dove vuoi mettere la smerigliatrice su questa? Ma sei sicuro di voler perdere blocchi così perché ti va? Ti direi che si fa un container piccolo sopra e la smerigliatrice. È già un container piccolo. Però lo si mette sopra. Costruite un altro assembler che lo sto smantellando. Dove lo costruiamo? Cioè, ne ho visto uno messo sul ponte davanti all'ingresso di Jessica. E non è collegato al sistema di trasportatori, però. No, penso che sia solo appoggiato lì. Intanto l'ho segnato. Oh, si sta girando la torretta. Guarda come tutto d'un tratto spara adesso. Ok, i due assemblatori sono collegati adesso. Sì, sta sparando. Ti sta prendendo anche? Può darsi. Non ne sono certo. Quando torni abbiamo una Talbus CV Corvette a 3,8 km. Qualcuno riesce a togliere la smerigliatrice, per favore? L'ho costruita. Pago io. Dove sta? L'ho messa sopra la nave di Matthew, perché adesso appena possiamo tolgo anche un connettore, così lo mettiamo sul fianco, e questa nave può adesso smerigliare tutto. Infatti, inizierei smerigliando... Perché devo togliere un connettore? Il connettore dobbiamo trovarlo per poterlo togliere. Quello ancora non so nemmeno dove prenderlo. La ricerca di un connettore. Ok, io sto smerigliando adesso un cubo trasportatore e due propulsori piccoli. Ah, dentro sta nave c'era un LCD con il terminale con il pulsante. Con scritto research qualcosa, ho premuto il pulsante ma avete preso un punto ricerca. Bello, a cosa serve? Non lo so, io sto tornando con la mia conquista. Ho perso la navetta quella stupida, però no. Ho preso una nave buona. Cambio vantaggioso. Decisamente vantaggioso. L'hai persa del tutto la navettina? Beh boh, ci ha sparato, non so che fine ha fatto. Va bene. Ho 55 metal grid, che faccio? Le devo smantellare tutte? No, figurati, una volta che ne smantelli 10 c'hai abbastanza materiali. Amico, dove è la proprietà, onestamente? Eccomi qua, guardate che bella navetta che vi ho portato. Oh, perché spara, perché spara, perché spara? No, 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 no
Io non so. Un attimo, sto cercando le armi. Off. Forse è quella che è nemica, visto che anche altre. Ah, armi... è vero. È la nave che abbiamo lì che è nemica ancora. Ah, ok. Ah, lei è nemica? Quella. La Militare Main Layer, sì. È come okay, essere ho fatto anche Wilder Elite. Urex, prima di andare all'attacco, prenditi il Grinder, così almeno... C'ho il Grinder. Quello Elite? No, quello Elite tienilo lì. Porca troia. Mi dimentico sempre sta cazzo di affare dell'Airlock. Ecco. Devo trovare un server. Vabbè, adesso è depressurizzata Jessica, quindi non posso morire. Ottimo. Prendiamo ossigeno. Che cazzo mi ha sparato? Ho sentito una torretta sparare e poi vorresti dire aia. Abbiamo capito che le due cose sono correlate, va bene. Non c'è niente d'accesso negato qui nel pannello. Ah, c'è un pezzo d'armatura volante. No. Io stavo controllando che non ci fossero robe esplosive. Dai, mi intendo. Io sono fuori. No, eri in questo momento. Eri qui dentro con me. No, non è vero. Sì. No, guarda come mente. Metti il rosso. Metti il rosso. Vieni qua. Perché? Perché vi vedo inseguirvi? No. Guardate che pacco di roba che abbiamo. C'è un pacco di roba. Ma a me ha già tolto i jetpack. Sì, è normale. Provo ad avvicinare. E intanto che loro si fanno ammazzare, dai, che facciamo? Guarda. Io sto smerigliando la Military Main Layer perché ha una rottura di palle, che è tutta armatura pesante. Dove la ghiaccia? Quant'è? L'armatura pesante no. In generale armatura non la segniamo, che sia pesante o leggera. Ecco, ora ha frenato e poi ci sparo. Morris ora è ferma, penso. O ferma o veramente sta andando pianissimo. Andiamo sul trade wardering, Morris. Non lo attaccate quello, ragazzi, che poi si incazza e chiama aiuto, E quello vi insegue. Io non lo attacco, io entro dentro e mi ciullo la nave. Bravo. Perso. Beh, scusa un attimo, Morris è arrivato con un wandering merchant. Ciao. Ma che cazzo? Io pensavo fosse arrivata una cazzo di nave a salutarci, invece no. Ok, possiamo... Cosa c'è di interessante? Possiamo vendere degli esplosivi. Prezzo per unità 27.000, wow. Ah, c'è uno store. Sì, c'è uno store sopra. Suite upgrade station e della modular encounter system. Proprio un blocco che si chiama Suite Upgrade Station. Bello. E lo possiamo costruire? No, perché non l'abbiamo trovato. Quello è complicato, mi sa. Cioè, no, questo qua ce l'hanno le stazioni, le trade station. Se lo vendono, noi lo compriamo tecnicamente. Però... possiamo comprare i materiali per i robot da combattimento. Possiamo costruire lo spawn per i bot da combattimento? No, tanto che non abbiamo il blocco. Ah, già, è vero. Quello? Non so se lo troviamo quello, Neanch'io lo so, però vabbè, vediamo. Forse si può comprare... No, però possiamo vendergli molte robe, sti qua, Infatti, se c'è qualcosa che pensiamo di non utilizzare, vendiamolo. Vendere i detector component. Aspetta. Bisogna vedere se li comprano. Perché mi sembra. No, buono. Non è detto che comprano. Sto guardando la lista di quello che comprano. Come lo stai guardando? Morris è arrivato con un Wandering Merchant. Ah, ma da quello, ok. Possiamo vendergli le Solar Cell. 600, buono che ce ne abbiamo fin troppo. 600 crediti al pezzo. Un po' pochino. Ma questo adesso resta qui. Questa cosa? Il Wandering Merchant. Io avevo provato poi. Morris l'ha rubato. Non è più un Wandering. Che cazzo l'ha rapito? Ma l'hai hackerato? Sì. O ci sei solo seduto? L'ha hackerato. Ah, ok. Lì che ci guarda. No, io sto pensando al fatto che Morris ha rapito un mercante e adesso è chiuso nel bagagliaio della sua nave. No, non c'è più un mercante.
Non c'è più proprio. L'ho ammazzato e ventilato nello spazio. No, ma tutto io. No, allora forse quello zero saluto. Vediamo che abbiamo quasi fatto anche con la military main layer, siamo velocissimi. Allora, tolto la crocco che adesso andiamo a buttare giù, il resto è tutto tenibile secondo me, perché è in buone condizioni. Chiaro che... Qual è la crocca a cui fai riferimento? È quello davanti. Perché la hauler, la hauler è messa bene. Il Wandering Merchant è messo bene. Jessica è Jessica, quindi è intoccabile. Io mi riterrei contento di avere questa roba qua. E soprattutto inizierei a smantellare tutto ciò che non ci serve come, come roba in inventario. Oh, comunque la mining carriage la possiamo utilizzare per bloccare le navi, eh? Guardate qua. Ok, che devo smentare? E la crocco qua davanti. Io ti seguo perché aggiorno il modulo. Qua. Ah, sei su un asteroide tu. Sì. Ed è tranquilla la situazione, possiamo raggiungerti? Sì, sì, ho già conquistato la base. Sta a 20 km. Fantastico. Oh, base asteroide è fantastico, eh. Possiamo stabilirci sì, ma è... lì. Ma no, è un buco. Okay. Quella è la mia faccia. Quella è la mia faccia. Non mi smerigliare. Comunque ci servirebbe una navetta per riuscire ad arrivare sulle altre navi e appoggiarci col piedino. Oppure, mica abbiamo preso tantissima armatura pesante. Facciamo una nave che è uno scudo unico praticamente. Eh sì, come cazzo la muovi? Immaginati la mining carriage. Immaginati la mining carriage. Però davanti ha uno scudo enorme di armatura pesante. Ma sì, ma la domanda rimane. Abbiamo santo ionici come propulsione. Come cazzo ci arrivi addosso a un'altra nave? E qual è il problema? Cioè, peserà di più, va bene, ci metteremo più propulsori. No, è che scappano sti bastardi appena ti avvicini. Ah, ok, questo non lo sapevo. Accelerano. Vabbè, intanto voi salite su Jessica. Noi ci mettiamo in movimento verso il nostro bersaglio. Che dov'è sono il bersaglio, tra l'altro? 10.000 km e 600 in questa direzione. Fermo, Gold. Ops, what the fuck? Git. Ciao. Si è sganciato qualcosa. Il merchant. Io mi metto in relativa, vaffanculo. Ah, ok. Va bene, andiamo. Noi ci iniziamo a muovere quando vediamo il primo bersaglio. Nel mentre possiamo pensare un attimo a come modificare Jessica o la mining carriage o la merchant. Allora io pensavo a Jessica di togliere quel cazzetto che c'ha sotto. Sì. Che non ci cerca niente. Stringerla un po' sui lati, perché non ha senso che sia così allargata. Sì. E cominciare ad allungarla sul davanti per farteci la roba. Perché c'ha la plancia che sembra un po' quella della, come si chiama? Della Anaconda. La Freighter può essere. Intruder Escort Carrier. Dov'è? È sotto di noi 7 km. Non la vedo. Io ci andrei. Adesso la vedo. Ci andrei così, tutti insieme. Andiamoci tutti insieme. Andiamoci. Perché prima eravamo tutti presi. Ok, ci stava. Adesso però. No. Andiamo a morire tutti quanti. Esatto. Pannello LCD. Queste sono bianche, queste sono bianche. Ce n'è una bianca. Mining carriage bianca. Ragazzi, mining carriage. Mining carriage, tanta roba bianca, eh. Allora, la intruder escort non ha il jetpack inibitor. Che cos'ha? Niente. Allora minchia, si prende da sola. Dividiamoci. Due vanno a prendere la mining carriage e due vanno a prendere la escort carrier. Io sto con Yurex alla... Vai, Matthew, sono, sei pronto? A 3 km dalla escort. Andiamo alla mining carriage. Andiamo alla mining carriage. Prova a vedere se mi sparano. Sto uscendo io, eh. Vai, io sono già andato. Non so se ci sparano, sai. Perché è bianca. Energy inhibitor field. No, non ce l'ha. No. Io non lo vedo. Li vedo le scritte dove non c'è tanto. Io sto andando così. Affanculo ora, ma la... Anch'io. Detection range. Wow, what the fuck. Overshoot. Io mi sono portato una pistola. Io ho la mia fedelissima smerigliatrice. E la Corp P100 Proton invece che cazzo è?
La sto prendendo. Lascia perdere quella, Boris, che ci ciuccia l'energia della tuta troppo velocemente. Smorzatori attivati. Dove stai andando? Presa. Una Koigan. E c'ha la Koigan. Cioè, se noi adesso appiccicassimo questa a fianco destro di Jessica, avremmo di fatto una nave, praticamente. Una nave enorme. Allora, vediamo un po' dentro. Ah, dell'oro, del platino, magnesio, cobalto, ferro. E basta. Caricatori sì. Non abbiamo la munizione per spararlo. Eccolo lì. Bam, 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 bam. Aia. Sì, aia. L'avevamo presa senza problemi con la nave. Gran peccato. Qualcosa è ancora recuperabile. Sì, certo. I pezzetti. No, la Koigan. Ah, bello. Vado a riacchiappa. Oh, è sparita. Sì, ragazzi, si stanno avvicinando. Sono un Ubumbu e due Airgun. Ubumbu. Dobbiamo montare la Koigan. No, metti un cazzo! Scusa, ho girato per dare la Koigan verso gli stronzi. L'Ubumbu. Voglio l'Ubumbu, ragazzi. Il nome è Ubumbu. Ubumbu. Allora, torretta interna, semplice. Sono tutte attive. Vai. Controllo le impostazioni. 600 metri. Dovrebbero sparare. È Morris che guida, non so io. L'avete preso! Ci sta sparando! Spara su Jessica, bastardo! No! Sparano su Jessica! Mi metto in movimento. No, bastardi, hanno preso Jessica! Ok, ci sta... Grande! Mamma mia! Vai così, Morris! Vai così! Stai guidando te, Morris? Sì. Allora vai così, Morris. Fermo. Guarda lì! Sto prendendo, c'è un sedile. Aspetta, non sparargli. Riprendami. Fermi, però c'è l'Ubumbu laggiù che è fermo. Ok. Ho fatto fuori una torretta, non so che torretta fosse. Quindi ho un Iron Gun dietro. Che prende danni, ma ci spara anche. Ci sta sparando. Arrivo. No, non ho sparato a quello vicino al mio nome di Iron Gun, eh? Non ti vediamo. Scherzo. C'è un Iron Gun in Flatspin. Allora mi sa che quello... Sì, esatto, sì. Gli Iron Gun sono andati, non si stanno più avvicinando. Meno. Sì, parrebbe di sì. Pazzo. Oh shit, c'ha fin troppe armamenti, c'ha troppe armi. Aia, allora, energia esaurita. Sta roba qui non ha giroscopi, quindi non posso controllarla. La telecamera devo segnarla? Telecamera sì. Figlio di puttana, ha aspettato che mi avvicinassi. Ok. Niente, l'Ubumbu non è fattibile. Monarch Transport, Processing Ship Mark 2. Processing Ship Mark 2 sembra figo. Iron Gun sopra Jessica, no! Vai, spara. L'ho fatto a pezzi. Vai, così. Andato, ragazzi. Ragazzi, Jessica ha subito una breccia, quindi abbiamo perso pressione interna. Io vi direi che potrebbe essere il caso di magari concentrarci un po' sulla nave e prendere soltanto quelle che troviamo bianche, dato che abbiamo visto che ci sono. Decisamente. E ho trovato questo. Cosa hai trovato? Un altro Wandering? No, un Iron Gun. È mio. Carino. C'è un Orbital Trade Station. Perfetto. Pressione ripristinata, teoricamente. Sì, pressione ripristinata. Bene, continuo un attimo con le riparazioni. Sì, è tutto chiuso dal lato esterno. Allora, andata così a sto giro. Direi che però di progressi ne abbiamo fatti, dato che eravamo prima una crocco di 52 navi, adesso siamo rimasti a 3 navi che effettivamente svolgono una funzione. Vi direi che dobbiamo iniziare un po' a pensare su come modificare la nostra Jessica ed eventualmente passare ad una nave vera. Perché per ora...
siamo riusciti a prosperare, mettiamola così. Però non... Prosperare non è proprio il termine che avrei usato. Beh, pensaci, alla fine abbiamo fatto una selezione di navi e ci siamo adoperati effettivamente per aumentare quel numero di navi. Ora, sulla carta ci siamo riusciti, poi all'atto pratico ne abbiamo mezza laggiù ormeggiata, però va bene, cioè sono certo che dalle prossime volte iniziamo a fare le modifiche. Abbiamo una nave per acquistarne una più grossa che poi abbiamo perso nel nulla. Esatto, grazie Iurex. Però le modifiche a Jessica si possono fare, anzi, io ce le vederei anche bene. La propulsione è quello che è, dobbiamo lavorare con 39 propulsori ionici piccoli, forse qualcosina di più, però secondo me c'è spazio di manovra. Quindi vi direi che ci siamo, per questo episodio possiamo anche terminare qua. Grazie a tutti per averci seguito, grazie ragazzi per avermi fatto compagnia, e noi ci vediamo con i prossimi episodi. Bye bye! Yeah.